Cari amici, in questo mercoledì 10 febbraio 2021, quasi alle 5:20 pomeriggio barra sera, visto, come detto, giornata abbastanza nuvolosa e incerta qui a Trani. A questo punto ne approfitto per fare un altro video sul mio canale YouTube, parlando sempre di calcio come fatto anche questa mattina, ma ci spostiamo non di nazione, rimaniamo in Italia, ma parliamo della Serie A Primavera 1, dove in pratica sapete che, diciamo, questo campionato è stato bloccato, sospeso per almeno 3-4 mesi, tutte le attività giovanili, Covid e quant'altro, e quindi ripreso da un paio di settimane circa. Quindi è ovvio che a questo punto le squadre devono giocare ad un ritmo veramente elevato a livello di tempistiche, giocando magari una volta ogni 3-4 giorni. Tanta fatica, però, con quello che purtroppo ci tiriamo ancora addosso, cioè con il periodo ancora che ci abbiamo. Va bene, veniamo al dunque. Le partite di oggi: Spal Fiorentina 1-0, Atalanta Sampdoria 3-1, Genova Juve 2-2, Lazio Empoli, cioè più di un po', anzi un tennistico 6-2 per l'Empoli a suo favore, Torino Cagliari 1-1, un'espulsione per il Cagliari. Ieri si è giocata a Bologna-Milan 3-0, anzi vi dico la verità, ieri sono rientrato proprio a casa dopo qualche oretta di lavoro pomeridiana e avevo visto che praticamente la partita tra Bologna e Milan era quasi finita, anzi l'extra time era finito, addirittura poi un fallo in difesa del Milan aveva conseguito un rigore in pro Bologna che gli stessi rossoblù avevano realizzato, quindi dal 2-0 poi si erano portati sul 3-0, triplice fischio finale. Ma domani ci saranno altre due sfide. Parliamo di Ascoli Sassuolo ore 13, Inter Roma ore 15. Ricordiamo come il campionato Primavera 1 comunque è un'esclusiva già da un paio d'anni, visibile sul canale 60 del digitale terrestre su Sport Italia. Ovviamente a gratis, gratuita. Poi le formazioni dopo questo turno infrasettimanale giocheranno praticamente, come vedo qui dalla regia, 13, 14, 17. E quindi, insomma, per esempio, ecco, dal weekend ci saranno Cagliari-Genoa, Bologna-Atalanta, Sampdoria-Spal, Sassuolo-Inter, Milan-Empoli, Torino-Ascoli. Ma ora veniamo alla classifica, dove troviamo, dove vedo per esempio che comunque la maggior parte delle squadre hanno tra le 7 e 8 partite disputate. Giusto, qualcuno ne ha anche 9, diciamo così. Questo per dire come comunque tutte le squadre con i mesi persi ci sono tante partite da recuperare. Ma veniamo quindi appunto alla classifica. Roma in testa a quota 21 punti, con una sola sconfitta al passivo, che è stata quella in pratica in casa della Spal il 25 gennaio, che è seconda, 17 punti, quindi insomma lavoro fino a questo punto della squadra ferrarese più che positivo. Stessi punti per la Juve, che però viene dal pareggio di oggi contro il Genova, poi la sconfitta in casa con la Samp 4-1, poi tre vittorie di fila. Seguono Bologna a 14, 3 vinte nelle ultime 5, 2 perse nelle ultime 5. Samba 13, sconfitta appunto quest'oggi dall'Atalanta. Poi, dopo questa sconfitta, 4 vittorie di fila. L'Empoli a 12, con questa 3 vittorie di fila, poi precedute da 2 sconfitte antecedenti.
Milan a 12, come abbiamo detto, ha steccato in casa al Bologna 3-0, poi prima due vittorie di fila, nel bel mezzo anche un'altra sconfitta in casa al Torino 2-0. Poi Inter, Sassuolo, Atalanta 11 punti, cammino ovviamente più o meno equilibrato per tutte e tre le compagini. Cagliari a 9, quindi come vedete, oltre alla prima squadra, anche un po' la primavera, diciamo, non gode di un ottimo momento. Stessa cosa, però un po' a differenza rispetto alla prima squadra. La Lazio, dodicesima, quindi di poco, anzi di quasi niente, fuori dalla zona spareggio per la primavera 2. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, l'ultima vittoria risale al 30-10-2020, Fiorentina-Lazio 1-3. E poi appunto viene la Fiorentina, sempre a 9 punti, quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. L'unica vittoria è quella 2-1 con l'Inter il 31 gennaio 2021, partite che io in realtà avevo seguito, e insomma, vittoria un po' rocambolesca della Fiorentina, che nonostante la vittoria poco prima dell'extra time e del gol decisivo aveva sbagliato anche un calcio di rigore. Genova 14esima, 8 punti, 3 sconfitte nelle ultime 5, un pareggio, poi però c'è anche una vittoria, che è quello in casa contro la Fiorentina il 24 gennaio 2021, retrocessione diretta in pratica. Il Torino, che rispecchia un po' appunto l'andamento anche della prima squadra, con solo una vittoria all'attivo, che sarebbe poi quella del 27 gennaio 2021 contro il Milan. Il resto poi 4 sconfitte, 3 pareggi. Di queste quattro sconfitte vedo qui per esempio contro l'Atalanta, contro la Roma, pareggi contro il Cagliari, contro l'Inter. L'Ascoli, che l'anno scorso ovviamente faceva la Primavera 2 ed è stata promossa, purtroppo alla casella punti ancora 0, 7 sconfitte su 7. Anche se pur di poco rispetto al Genoa, peggiore difesa, 5 gol all'attivo, 22 al passivo. Insomma, quindi classifiche ci fa un po' meravigliare, per esempio per quanto riguarda la Spal, il Bologna, però insomma sappiamo che il campionato primavera, che ricordiamo la classe Under 19, quindi regala tante sorprese, niente che dire. Io a questo punto vi rimando ai prossimi appuntamenti, ovviamente qui sul canale YouTube, sapete, il profilo Nicola De Lucia, la paginetta Deluxe Television. Lì è da un bel po' che non facciamo una diretta, vediamo, valutiamo, anche perché volevo anche preavvisarvi che comunque per un credo massimo 5-7-8 giorni forse non avrò possibilità di fare in questa maniera proprio col computer i video, perché per ovviamente gli aggiornamenti, licenza antivirus originale, quindi però almeno 10-15 giorni lo terrò ancora dalla parte mia. Quindi noi, come vi ho detto anche stamattina, che però non sapevo che riuscivo a fare anche un video oggi pomeriggio perché stavo valutando il tempo, poi ho detto vabbè, rimango a casa. E noi ci vediamo, abbiamo detto, domani per NXT, quindi andare a parlare di quello che succederà nella notte tra oggi e domani, la puntata Pre-Takeover Vengeance Day di domenica 14 febbraio, visibile dalla 1 di notte tra domenica e lunedì sul WWE Network in maniera legale, mi raccomando, se no, tanto la federazione comunque dice anche sul canale YouTube o altri canali pubblica sempre qualcosina. Ci
Ci vediamo quindi domani, buon proseguimento di serata e alla prossima. Ciao!